Emanuele, nel collegamento sentono parlare ma non vedono niente. È corretto? Vedono okay. Questo? È corretto. Vedono questo? Sì, vedete solo l'Atlantico che sento responsabilità. Ok, perfetto. Anzi, non può. Ti dirò di più, non li faccio neanche sentire. Prova, tra qualche minuto iniziamo, sì, pronto, ok, prova, si sente? Sì, molto bene, forte e chiaro? Forte e chiaro. Anche lei in fondo, sentite bene? Ottimo, adesso iniziamo, Buonasera e benvenuti a questo nuovo ciclo di incontri realizzato da Inveg for You in collaborazione con il dottor Lombardo, che è un noto pedagogista d'orientamento psicologico, apprezzato conferenziere e fondatore del Centro Studi Evolution di Verona, che si occupa di alta formazione sia professionale che personale. Oggi ci occuperemo di un tema molto importante, ovvero la responsabilità. Tutti i percorsi realizzati dal dottor Lombardo puntano alla crescita personale ed in questo caso Invent for You, che è diciamo la divisione sociale dell'azienda Invent, ovvero quella dimensione in cui l'azienda vuole in qualche modo fare delle iniziative di formazione e divulgazione culturale dedicate alla propria comunità, e quindi ringraziamo Sante Bortoletto, che è qui presente, per aver realizzato questa iniziativa, che è la seconda, perché già in primavera ci siamo incontrati ad un ciclo di incontri come questo che ha avuto un grandissimo successo. Vedo tante facce già viste agli incontri precedenti, quindi mi fa piacere che ci sia anche una continuità da parte della comunità. Ed ora do invece la parola a Pietro, perché inizieremo questo contenuto di oggi, che si intitola Cresci in profondità, come prendere in mano le redini della propria vita. Prego Pietro. Grazie. Il tema è davvero molto interessante e vi invito questa sera a fare qualcosa di particolare, cioè a fare un viaggio dentro di noi. Cresci in profondità. Tutti credo conoscano la frase di Dante, penso, famoso centrocampista della Fiorentina, no?
che diceva: considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtude e conoscenza. Ecco, questa sarà una serata che ci aiuterà a capire qualcosa che riguarda tutti gli esseri umani, la nostra dimensione umana. Di cosa siamo fatti noi? Quali sono le parti di noi che si esprimono? Perché crescere in profondità? Perché vedete, se vogliamo stare bene fuori, dobbiamo coltivare il dentro. Chi cerca fuori ciò che è dentro di sé non troverà mai la serenità, la pace, l'armonia. E noi cos'è che desideriamo tutti come esseri umani fondamentalmente? Era una domanda. No, mi chiedo scusa perché magari mancava il punto. Ma noi cos'è che desideriamo tutti come esseri umani fondamentalmente? Stare bene, la pace interiore, l'amore, la serenità, soldi, eccolo qua, uno che dice le cose un po' più concrete, amore, pace, serenità, skei, money, poi cosa desideriamo? Anche avere un lavoro. Avere un lavoro, tempo per me. Gli studenti che arrivano alle vacanze di Natale? Ah sì, avrete le vacanze di Natale. Ah, è così, già le vacanze volete. Appena iniziata la scuola vogliono già le vacanze questi qua. Ma vedete, tutto quello che io vi voglio spiegare questa sera ve lo spiego in funzione di una parola chiave. Nessuno l'ha detta, strano. La salute. Perché tutte le cose che abbiamo detto, se poi non c'è la salute, cosa ne facciamo? Dei soldi. Ci curiamo. Ma forse stare bene vale più di tutto. E allora, qual è il percorso della salute? Com'è che le persone coltivano lo stare bene? Perché crescere in profondità? Perché è solo lì che troviamo la vera salute. E adesso vi do delle statistiche che non vorrei vi allarmassero. Ma ve le voglio dare per farvi prendere coscienza del perché la salute è molto importante. Ora, vedete, qui incominciamo a vedere alcune cose. Vediamo se questo funziona. Ecco, questo se non funziona. Allora facciamo così. Eccolo qua. Vedete, abbiamo i principali disturbi mentali che gli esseri umani hanno nel corso dell'esistenza. Quando parliamo di disturbi mentali, vi prego di non prendere paura, perché in realtà il disturbo mentale fa parte della vita di un essere umano. Se noi allora andiamo a guardare questi disturbi, cos'è che scopriamo? Scopriamo che il 50% degli adulti soffre di problemi di salute mentale nel corso della vita. Vuol dire che in questa sala il 50%, si tratta di vedere se sono quelli di qua o se sono quelli di là, o magari misti, un po' di qui, un po' di là. Decidete voi cosa volete fare. Soffrono dei disturbi mentali. Guardate che 5 su 10 non è una percentuale da poco, vero? Però quando veniamo al mondo noi non abbiamo disturbi mentali. Il disturbo mentale è legato alla crescita umana. E questo è il dato più incredibile. Per cui, quali sono? La depressione, gli adulti, il 10% nel corso della vita soffrono di depressione. La depressione è una delle incidenze maggiori nella nostra vita. Ora, tutti possiamo soffrire di depressione. Siamo d'accordo? Anch'io, per anni, ho sofferto, fino all'anno scorso io soffrivo di depressione come tifoso dell'Inter. E voi ridete, ma c'è poco da ridere qua. Adesso da quest'anno incominciamo, insomma, essere... ma i cugini del Milan
Dove sono i milanisti qui? Condoglianze. Voglio dire, vi insegnerò come si attraversa la Valle Oscura. Ecco, perché noi è per anni che ci siamo stati in questa Valle Oscura della depressione, no? Calcistica. Pensate, disturbi d'ansia. 3-6% nel corso della vita soffrono di disturbi d'ansia. È una statistica che vi ho già dato, la vogliamo ripetere? 600 milioni al mondo di persone soffrono d'ansia. Il 70% sono femmine e il 30% sono maschi che hanno sposato una del 70%. Siamo capiti, vero? Perché il maschio non produce ansia, per un semplice motivo: per produrre ansia bisogna avere dei pensieri. E voi capite che un maschio gioca al risparmio. Quando torna a casa i pensieri sono, ce li ha già sul lavoro, mica voi lavori giù. Ma è lei che ce li ha sia sul lavoro, ma ce li ha pure, e di notte lo sveglia e che comunica l'ansia. Sto qui, dice, ma davvero potrebbe succedere questo? Ha detto Fio, sì, e comincia a venire l'ansia. Lui non ce l'aveva mica pensiero. Lui era tranquillissimo, ma è lei che gli fa stilla il dubbio che potrebbe succedere questo, 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 quell'altro. Le donne sono meravigliose. Se non ci fossero le donne, noi uomini non conosceremmo l'ansia. Voi capite il dramma, vero? Noi dobbiamo sempre dirvi grazie di questo, no? Poi abbiamo i disturbi ossessivo-compulsivi, i disturbi tipo attacchi di panico, che sono circa l'1% per ciascuno. Abbiamo la fobia, voi sapete cos'è la fobia, non c'è bisogno che ve ne parli, no? La paura ingiustificata di qualcosa. Poi abbiamo il suicidio, stiamo parlando di statistiche in Italia, vero? Qui siamo in Italia adesso, no? Non stiamo parlando di altri paesi, qui stiamo parlando dell'Italia, attenzione. Suicidio, 5.000 suicidi riusciti, ma attenzione, pensate che ogni anno ci sono più di 100.000 attentati suicidi. Guardate che 100.000 sono un numero, cioè, spaventoso. A me fa paura questa statistica qua. 100.000 e 5.000 che riescono ogni anno. È una percentuale tragica. Ma attenzione, la schizofrenia ed altre psicosi, vedete che diminuiscono le percentuali, sono l'1%. Poi abbiamo disturbi affettivo bipolare, lo 0,51% nel corso della vita, è un disturbo che colpisce la sfera dell'affettività, per cui impedisce alle persone di avere relazioni affettive. Poi abbiamo disturbi di personalità, che sono bellissimi questi sono secondo me i più originali, perché ce ne sono a centinaia, per cui uno può scegliere tranquillamente quello che gli si aggrada di più, voglio dire. E i disturbi di personalità sono tanti, colpiscono anche i bambini possono avere già disturbi di personalità, e pensate che sono il 5-10% dei giovani adulti, perché i disturbi di personalità tendono a colpire soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti. Poi abbiamo i disturbi legati all'alcol, il 4,7%, non so se vi rendete conto delle percentuali, la dipendenza dalle sostanze viene stimata nel 2,2%, però viene stimata in difetto per un semplice motivo, che mentre l'alcol, essendo legale, viene di più registrato, la droga, essendo illegale, ovviamente viene più tenuta nascosta. Per cui questa è una stima in realtà in difetto, non è una stima reale, si presume che siano molto di più. Poi abbiamo l'anoressia, che colpisce l'1% delle ragazze adolescenti, disturbo alimentare forse il più famoso. Detto ciò, dopo che abbiamo avuto questo bel inizio di conferenza pieno di fiducia e di speranza, no? Adesso vediamo un attimino di addentrarci nel crescere in profondità, perché vedete, ci sono tre aree. La prima, alla causa di una malattia mentale c'è sempre in parte un fattore biologico, per cui ci può essere una predisposizione anche genetica. L'eziologia dimostra che dove c'è un soggetto X in una famiglia, c'è maggiore incidenza che nella famiglia ci sia un soggetto che abbia la stessa patologia. Questo proprio è stato studiato dal punto di vista clinico, per cui le cose che vi dico sono certe. Tutte queste cose le trovate comunque, se volete, scritte nel DSM-5, che è il manuale dei disturbi psichiatrici a livello mondiale, che è arrivato alla 5ª edizione, pensate un po', è stato aggiornato 4 anni fa esattamente. È formato da circa 1100 pagine,
dove in queste 1100 pagine sono descritti tutti i disturbi mentali. Se volete trascorrere delle vacanze, diciamo, alternative, potreste incominciare a leggere l'elenco dei disturbi e potreste fare un famoso gioco. Ce l'ho, mi manca, gelalu, gelaela, gelame suocera, ecco. Si potrebbe fare un bellissimo giochino. In realtà non fatelo, perché se non avete un minimo di lettura scientifica, il rischio è di identificarsi facilmente, mentre la diagnosi è molto più complessa, cioè la diagnosi è molto complessa. Però vi dico che uno dei fattori è questo. Poi ci sono i fattori, vedete, psicologici, e per cui è quello di cui ci occuperemo specificatamente in questa bella serata, e poi ci sono i fattori sociali, perché noi siamo animali sociali e la relazione con gli altri è determinante per la salute mentale o per la malattia mentale, per cui le condizioni ambientali determinano tantissimo. Questa è la piccola introduzione al tema. Dunque, perché crescere in profondità? Per capire come noi possiamo lavorare all'interno di quel quadrante, che poi sarà in relazione con questo. Bene, incominciamo allora a dire che dentro ogni essere umano esiste un grande potenziale. Si chiama potenziale genetico. Nasciamo tutti con lo stesso cervello, non tutti sviluppiamo la stessa mente. Il che vuol dire che tutti abbiamo un potenziale di sviluppo, ma che non tutti riusciamo a svilupparlo. Perché? E beh, adesso capiremo perché. Perché ogni essere umano è guidato da una triplice aspirazione: essere se stesso. Tutti noi sentiamo il desiderio di realizzare la nostra natura, di svilupparci il più possibile, per cui di espandere al massimo il nostro potenziale, e poi di inserirci all'interno della società, occupando il ruolo e il posto più corretto che corrisponde alla nostra vera natura. Per accedere al controllo della propria vita si deve conoscere il mondo interiore e occuparlo consapevolmente. Attenzione ragazzi, a ragazze qui presenti, a genitori, perché questa è una frase molto importante. Ripeto, vivere lucidamente il mondo interiore e occuparlo consapevolmente. Guardate che queste sono delle parole molto importanti, segnatevele queste, perché il segreto per far crescere bene una bambina e un bambino, il segreto per far crescere bene un ragazzo e per far crescere bene la nostra vita è esattamente questo: avere la piena lucidità di chi siamo, di come siamo fatti e di essere consapevoli. Per cui ogni persona può trovare la libertà interiore da cui è in grado di prendere le decisioni in modo indipendente, pur rimanendo collegato ad altri. Detto in altri termini, dobbiamo da una parte, sentite che bello, sviluppare la piena autonomia, ma dall'altro sviluppare la fattiva interdipendenza. Per cui ci sono due aspetti da tenere insieme nella vita: l'autonomia da una parte, l'interdipendenza dall'altra. Se tu unisci queste due dinamiche, trovi l'equilibrio perfetto. Coltivi il tuo mondo interiore, contemporaneamente ti nutri delle relazioni con gli altri. Ed è una vita bellissima questa, se riusciamo a realizzarla. Detto ciò, in questo schema cos'è che abbiamo? Abbiamo la nostra casa, che è abitata da cose negative, che dobbiamo trasformare in positive. Questa è la percezione che abbiamo di noi stessi, cioè come noi vediamo noi stessi, come noi ci percepiamo, e questo invece è legato al fatto di dover eliminare le cose negative e dobbiamo coltivare le cose positive. Ma ecco qua, adesso arriviamo al, come dire, al bello della nostra serata. Adesso inizia davvero il viaggio. Da questo momento in poi, questa era solo l'introduzione. Adesso possiamo dire che iniziamo. Che cosa vi presento questa sera? Questa sera vi presento un modello di conoscenza dell'essere umano che è stato portato avanti da questo André Rocher, francese, che è morto nel 1990 e che ha studiato per tutta la vita i dinamismi della psiche umana. Cioè ha sviluppato una corrente di pensiero che si chiama PRH, secondo il quale la struttura di un essere umano è formata da 5 dimensioni diverse. E attenzione a questo schema, questo memorizzatevelo, vi consiglio di memorizzarvelo questo,
perché questo farà sapere queste cose, non sapere fa la differenza nella nostra vita. Eccolo qua. Se volete, potete anche fargli una foto, anche perché a scriverlo ci mettereste un po' troppo di tempo. Fategli pure tutte le foto che volete. Adesso voi ve lo studiate bene, questo schema, cercate di capirlo. Io vado un attimo a prendermi un tramezzino al bar, torno tra mezz'ora e poi voi me lo spiegate. È stato un piacere, ci vediamo tra mezz'ora esattamente. Vediamo cosa vi dice. Intanto ve lo metto là. Questo è, ripeto, uno degli schemi più utili per capire come siamo fatti. Guardate che è di una grande utilità. Pensate che questa cosa me l'ha spiegata, sai chi, caro Santi, che mi ha spiegato questa cosa, il primo che mi ha parlato tanti anni fa di questa cosa, è stato Padre Francesco, che è il mio direttore spirituale, adesso ha 80 anni. Padre Francesco, per gli amici PF. PF, un grande uomo, Padre Francesco. Padre Francesco, che chiaramente essendo un francescano ha ovviamente una spiritualità tipicamente, voglio dire, da frate, per cui è chiaramente no, frate. Però lui aveva fatto, no, questo corso che gli era servito per superare un problema che gli era capitato a 30 anni, quando era andato in Africa. E la prima volta che l'ho conosciuto mi ha raccontato la storia della sua vita. Io ero andato da lui perché avevo un grosso problema e lui mi dice che è andato in Africa a 30 anni, il suo sogno era quello, va lì, trova una comunità di suore che lo accoglie e mi dice che lui praticamente, mentre era in comunità, si era innamorato di una suora. E io ho pensato, guarda che sono io che ho dei problemi, non tu, cioè forse... non ci siamo linkati in maniera corretta, e mi ha raccontato di questo. Ora voi comprendete che io all'inizio sono rimasto un po' leggermente scosso da questa cosa qua, no? Ma tramite questa storia lui poi ha fatto un corso che lo ha aiutato a capire che cosa gli era successo e a riuscire a tramutare un'esperienza, perché signore e signori, diciamoci la verità, quando uno si innamora si innamora, cioè non è che l'innamoramento è una cosa razionale, l'innamoramento è una cosa irrazionale, siete d'accordo o no? Voi sapete cosa vuol dire essere innamorati, no? Cambio domanda, è meglio perché ho visto una risposta non troppo, c'è qualcuno che è andato su Google a vedere innamorarsi, cosa vuol dire, no? Ecco, innamorarsi, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è qualcosa che ti prende, quando ti prende, ti prende. E lui si era innamorato di questa suora, ma lui non si era innamorato della suora, cioè non si era innamorato della suora, ma non si era innamorato della suora. È più chiaro così? Avete compreso cosa vi sto dicendo o no? Ma adesso lo capirete bene, perché possono capitare delle cose che a volte sfuggono alla nostra stessa consapevolezza, ma non ci capitano. Bene, adesso che avete osservato bene questo schema, potete capire che qui ci sono tre elementi fondamentalmente. Che sono l'essere umano, questo è tutto l'essere umano, che come vedete viene diviso in la zona dell'essere, la zona della coscienza profonda, il corpo, la sensibilità e la zona dell'io. Per cui l'essere umano è formato, immaginate da una, come una cipolla, da cinque strati diversi. E ognuno di questi strati è collegato all'altro, influenza l'altro, viene influenzato dall'altro. Ma questo essere umano che ha questa struttura qui è inserito all'interno di un ambiente umano. L'ambiente può essere favorevole alla crescita o funzionale, può essere sfavorevole alla crescita, disfunzionale. L'ambiente materiale sono gli strumenti, le possibilità di sviluppo che tu dai a un essere umano. Ad esempio, questa sera, questa conferenza, che viene registrata e viene trasmessa, possiamo dirlo che viene trasmessa in questo momento in diretta streaming sul canale YouTube di Invent, in forma in questo momento privata, perché è una sperimentazione. Dai prossimi incontri,
Queste conferenze verranno in diretta trasmesse sul canale YouTube di Invent e poi verranno trasmesse dalla televisione, ma queste cose poi le diremo alla fine, le novità che ci sono per quest'anno. È un ambiente materiale che ci consente di usare un computer, di usare una diretta, di usare determinate cose. Questo è l'essere umano. Per cui adesso io cercherò, siccome questo è un argomento che bisognerebbe fare almeno e minimo in 2 giorni, io cercherò di fare in 1 ora e 15, 1 ora e mezza, quello che si dovrebbe fare in 2 giorni. Per cui voi capirete che magari alcune cose sarò poco approfondito, ma è soltanto perché vi voglio dare la visione generale. Adesso noi usciremo di qui con le idee più chiare su come siamo fatti. Dunque, partiamo allora dalla zona questa. Qui vedete dinamismo di crescita dell'essere, l'essere non ancora immerso, la roccia dell'essere. Questa dimensione dell'essere, eccola qua, costituisce il nucleo più profondo della personalità umana. Che belli questi concetti, quanto sono veri questi concetti, perché qui noi abbiamo almeno 3 grandi autori, uno più grande dell'altro. Abbiamo Carl Rogers, Donald Winnicott e Abraham Maslow, 3 giganti della psicologia e della psicoanalisi. E abbiamo il nostro caro Carl Rogers che diceva: in ogni essere umano vi è la zona dell'intimo sentire, cioè l'essere umano ha dentro di sé una parte che gli dice chi è, che cosa lo fa star bene, che cosa lo fa star male, che cosa lo realizza, che cosa lo fa sentire frustrato, quale relazione lo nutre, quale relazione lo dissangua. Cioè c'è una zona dentro di noi, una matrice dentro di noi, che è pura e che registra in modo fedele tutto quello che noi sentiamo, secondo alcune teorie, fin da dentro la pancia della mamma. E allora questa zona dell'intimo sentire di Carl Rogers sarebbe quella zona dell'essere della PRH. Poi arriva un altro, eccolo qui, ed è lui, Donald Winnicott, pediatra, psicoanalista britannico, il quale ci ha regalato 2 grandissime intuizioni, l'intuizione dell'oggetto transizionale, la coperta di Linus, il ciuccio, l'oggetto, quello che ci il nostro no amuleto, si chiama oggetto transizionale in psicoanalisi, ma soprattutto la teoria del vero sé di Winnicott. E allora Winnicott dice: noi quando veniamo al mondo siamo come una ghianda, noi siamo già meravigliosamente perfetti, noi quando veniamo al mondo in realtà siamo già perfetti, dentro di noi c'è tutto, in ognuno di noi è come il seme di una pianta, nel seme della pianta c'è se diventerà quercia, se diventerà olivo, se diventerà betulla, c'è già scritto tutto. Non è che uno deve prendere il seme e scrivergli quercia, poi prende un altro seme e gli scrive faggio, no. Per cui noi siamo perfetti, dentro di noi c'è già tutto, però Winnicott aveva scoperto che se l'ambiente ti permette di essere te stessa e te stesso, tu diventi te stesso. Ma se il bambino per essere accettato dalla mamma, dal papà, deve fare delle cose che non sono quelle che lui veramente vuole, se deve piegarsi alla volontà, se deve diventare troppo ubbidiente, troppo bravo, troppo rispettoso, troppo educato, come quei bambini o quelle bambine che praticamente non senti mai, che ci siano o non ci siano, è la stessa identica cosa. Tu li metti in classe, questi qui, e non ci sono, sono la fonte di speranza di migliaia di maestre che quando li guardano dico: c'è ancora un futuro davanti a noi. Questi bambini e queste bambine bravi, diligenti, obbedienti, che tesori di bambini, hanno un piccolo problema. Sono mummie, sono finti, non sono autentici, perché i bambini, se sono autentici, fanno i capricci, dicono dei no, si ribellano, sono polemici,
Io spero che voi abbiate degli adolescenti in casa polemici. Ce li avete degli adolescenti polemici? Siete dei genitori fortunati. Vedo i commenti non verbali di molte mamme che mi dicono sto qua le fora de testa. Ecco, ma in ogni caso io noto che più un soggetto ha questa verve, più vuol dire che tutto sommato ha una personalità che vuole in qualche modo emergere. Attenzione ai personaggi inibiti, quelli che apparentemente, perché per Winnicott, quelli lì struttureranno il falso sé, cioè una struttura dove si ammaleranno, perché senza l'autenticità dell'essere noi ci ammaliamo, perché noi siamo nati per realizzare noi stessi, non per realizzare i desideri degli altri. Ve l'ho raccontata una volta. Ah, chi è che mi sente per la prima volta? Perché io do per scontato che voi tutti mi conoscete. C'è qualcuno che viene qui per la prima volta? Potete alzare la mano? Sì. Ecco, guarda che se non alzi la mano è la tua fine, per cui alza la mano. Bene, la prima volta. Piacere di conoscervi, allora, innanzitutto coloro che... Spero che veniate anche alla prossima. Allora c'era quella ragazza con il padre che aveva il desiderio di laurearsi in matematica. Siccome non aveva potuto farlo, ha convinto la figlia a fare matematica. La figlia, per accontentare il padre, si è iscritta a matematica. Essendo donna, si è anche laureata. Che carine che sono le donne, no? Il giorno della laurea, una storia vera, sapete cosa ha fatto? Il giorno della laurea, quando è stata dichiarata dottore, è andata dal padre con il coso, il diplomino là, e ha detto, papà, questa è la tua laurea in matematica, adesso mi scrivo giurisprudenza. Il papà era contento, il papà si era laureato. Lei è diventata una famosa avvocatessa di Verona, forse la conosce anche lei perché lei è di Verona come me, però non posso fare i nomi. E il vantaggio è che questa qui, quando ti presenta la parcella, non sbaglia i conti, perché avendo fatto matematica non ne sbaglia uno, cioè qua ha il doppio vantaggio, che usa anche la logica matematica per istituire le sue cause, i suoi dibattimenti processuali, ok? Autorealizzazione, Maslow. Allora, alzino la mano quelli che hanno sentito almeno una volta parlare della piramide di Maslow. Vediamo, vedete che la piramide di Maslow, oltre a quella egizia, c'è anche quella di Maslow. E Maslow ha detto che l'essere umano per realizzarsi ha bisogno di bisogni fisiologici: 1. Bisogno di sicurezza, 2. Il bisogno di appartenenza, 3. Il bisogno di stima, 4. Il bisogno di autorealizzazione, 5. Quando un essere umano vive questi 5 bisogni, ha raggiunto il vertice della piramide, cioè finalmente è una persona fertile, generativa. Perché noi capiamo se una persona sta bene o sta male da quanto diventa o non diventa generativa, cioè produce idee, produce lavoro, produce relazioni, produce innovazione, produce arte, poesia, musica, produce, continua a produrre. Vuol dire che è una persona che si sta pienamente autorealizzando. Ora, i 4 criteri per definire se una persona è in linea con la dimensione dell'essere sono semplici, semplici, diciamo relativamente semplici, perché sono: 1. La sensazione di esistere, di unità tra il fare e l'essere, cioè quello che faccio e quello che voglio. Vi è mai capitato nella vita di fare qualche cosa che in realtà non sentivate dentro e non volevate fare? Anche questa sarebbe stata una domanda. Dico, ripeto, vi è mai capitato di fare qualcosa che dentro non sentivate che veramente la volevate fare? Sì o no? Vi sarà capitato qualche volta, no? Pensate che gli studenti mi dicono tutti i giorni a scuola, una roba terribile questa. E invece è terribile questa risposta, questo deve farci pensare. La sensazione di vivere pienamente, senza soffocare. Mi sento che mi manca l'aria, mi sento costretto, mi sento frustrato, mi sento nervoso.
D'altronde tu la vedi subito se una persona è in contatto con la dimensione dell'essere. Guardate che vi do un indizio fantastico. Le persone che hanno il contatto con la dimensione dell'essere hanno tutte una caratteristica comune: non si lamentano mai. Bene, vedo che i malati mentali dal 50 stanno passando all'80%. Ecco, mi fa piacere vedere queste statistiche come variano in base alle situazioni. E perché non si lamentano mai? Non perché non faticano, non perché non incontrano difficoltà. Attenzione, lamentarsi non è inteso perché uno non incontra problemi, ma perché cosa stanno facendo? Stanno facendo pienamente, con mente piena, quello che desiderano fare, per cui le difficoltà che incontrano non sono motivo di lamentarsi, ma sono una sfida evolutiva. La vita la possiamo vivere come una sfida o come una sfigia. Tu metti la D al posto della G. Rendo l'idea? Sì. La sensazione di una serenità: mi sento sereno, non mi sento turbato, mi sento un ruscello di montagna che scorre. Ho una serenità di fondo in quello che faccio, anche se sono super impegnato, ma sono sereno. Sto vivendo pienamente quello che veramente vorrei fare. Sono nel lavoro giusto, sono con la persona giusta, sono nell'indirizzo di scuola giusto, sono nel paese giusto, nella location giusta. Sono al centro culturale Leonardo da Vinci in una serata e mi sento che sto bene qua. Qua mi sento, non come a volte quando dobbiamo ascoltare certe cose che siamo costretti ad ascoltare, no? Anche durante la chiesa a volte ci sono dei preti che quando parlano, cosa fanno? Ipnosi collettiva. Ti addormentano, vedi proprio che ti addormentano, no? E uno ne approfitta per fare la lista della spesa. Perché andare in chiesa a volte è l'unico momento in cui uno si organizza la settimana, voglio dire, no? Non sto parlando di voi, sto parlando di quelli di Verona. La sensazione che la propria vita abbia uno scopo e un senso. Mi ha sempre colpito, no? Vasco, quando cantava quella famosissima canzone «Voglio trovare un senso a questa vita», anche se questa vita... Voglio trovare, ripeto, un senso, voglio trovare un senso, anche se questa vita un senso non c'è là. È drammatico. Perché se tu non trovi un senso, uno scopo alla vita, che ci fai qui? Qual è la differenza tra me e un animale? Se mi guardate così sembra che non ci sia differenza, scusate, ma è un po' imbarazzante questa situazione. Mi state guardando come, già, che differenza c'è? No, guardate che c'è. Guardate che c'è una differenza. Non dico che differenza c'è tra me e un animale, scusate. Ci sarà una differenza, o no? Che un animale nasce con il determinismo biologico. Io nasco con l'indeterminatezza esistenziale. Per cui il mio cane, quando torna a casa, cosa fa il mio cane quando mi vede? Scodinzola? Cosa fa? Salta, mi viene addosso, mi lecca dappertutto, è contento da morire. Poi io devo uscire a portare giù l'immondizia, mi assento esattamente 1 minuto e 20 secondi, torno su dopo 1 minuto e 20 e il can, che è quello di prima, e mi risalta e mi scodisola e mi lecca dappertutto. Allora ci sono due possibilità: o il mio cane soffre di Alzheimer, o il mio cane sta semplicemente seguendo quello per cui è stato creato, essere fedele al suo padrone. È bello dire che i cani sono gli animali fantastici, che gli animali non ti tradiscono, che gli animali ti vogliono bene, che gli animali, se muori, stanno lì al cimitero finché non ti vedono, ti aspettano come quel can là giapponese, Aichiko, Ricori, come si chiama quella, Aichiko, com'è, che hanno fatto anche un film con Richard Gere, mi ricordo, no, del cane, no, che gli hanno dedicato alla statua, no, che, dico, e tutti, pensa al can che è fedele,
Eh sì, ma c'è un piccolo problema. Che il cane non può non esserlo. Proviamo a dargli la libertà ai cani. E dopo un minuto e mezzo ti rivede. Ma te mi hai rotto le balle fuori da casa? Te sbrana? Capite cosa sto cercando di dirvi? Loro lo scopo ce l'hanno già. Un leone, quando sarà grande, non è che avrà il problema di decidere se diventare vegano o vegetariano. Non si fa scrupoli. Quando vede una gazzella, vede una bistecca, lui. Noi possiamo decidere di nascere carnivori, trasformarci in vegetariani o vegani. Abbiamo la libertà, possiamo farlo? Certo. Per cui lo scopo ha a che fare con la nostra libertà. Decidere che cosa vogliamo fare della nostra vita. La prima grande decisione è a che età ce l'abbiamo noi. Rifletteteci. C'è un momento in cui dobbiamo per la prima volta decidere noi. La prima volta. C'è un'età. Sono esattamente i 13 anni. 13 anni e mezzo. Cioè la terza media. E io mi ricordo che stavo suonando la chitarra, mio padre entra in camera e mi dice: dove ti iscrivo, Pietro, l'anno prossimo in prima superiore? Io smisi di suonare la mia chitarra, lo guardai negli occhi e gli diedi una risposta che tremarono anche i vetri, perché ero un deciso terribile. Lo guardai e lui mi disse: allora Pietro, dove ti iscrivo l'anno prossimo? Io lo guardai e gli dissi: boh! E mio padre mi iscrisse al liceo scientifico, che noi condividiamo, perché abbiamo fatto tutti e due lo stesso liceo, Fra Castoro di Verona. Rendo l'idea, se tu non decidi, ti ritrovi senza che la tua vita abbia uno scopo e un senso. Cioè sei quelle persone che girovagano, no? Nella famosa selva oscura, che non hai praticamente più la diritta via. E la diritta via sarebbe: cosa ne faccio del mio tempo, delle mie energie? Punto di domanda. Parliamo della sensibilità. È chiara la prima dimensione? Qual è la dimensione dell'essere? Per cui la dimensione dell'essere siamo noi, è la nostra anima, è la nostra struttura, è il nostro essere più profondo, è la bellezza che è dentro di noi, è il talento che è dentro di noi, è anche il limite. Che bello avere dei limiti, oh che meraviglia. Pensate se non avessimo dei limiti, che cosa triste essere onnipotenti. Mamma che roba brutta. Invece noi abbiamo anche dei limiti che vengono compensati grazie alle qualità dell'altro. Il mio limite viene compensato da mia moglie. I limiti di mia moglie non vengono compensati, vengono compensati dal mio. Sto servendo l'idea. C'è la compensazione, come nei giochi di squadra. Nei giochi di squadra ogni giocatore ha i punti di forza, ma anche dei limiti che vengono sopperiti da quello che invece ha il punto di forza. Questo è il bello di stare insieme come persone. Ma vogliamo parlare della sensibilità? Perché la sensibilità è un'altra nostra zona. È importante parlare della sensibilità umana. Innanzitutto diciamo una cosa: la sensibilità è l'abilità di ricevere informazioni attraverso i sensi. E per sensi non intendo solo l'udito, l'olfatto, eccetera, eccetera, ma intendo la sensibilità del cuore, della nostra anima, che è sensibile. I bambini sono le persone più sensibili sulla faccia della terra. Guardate che i bambini e le bambine, tutti i bambini, sono di una sensibilità incredibile. Vibrano, sono come le corde di un pianoforte, di una chitarra, sentono tutto, captano tutto, colgono, riescono a... I bambini riescono a fare tre cose contemporaneamente: riescono a giocare con l'iPad, litigare con la sorella e ascoltare cosa dicono i genitori. Altro che Napoleone Bonaparte. I bambini hanno delle capacità incredibili e loro sensibili ricevono, si impregnano, raccolgono. E guardate che questo è importante, perché vibriamo, siamo toccati, ci commuoviamo, risuoniamo, reagiamo a quello che ci raggiunge, sia dal punto di vista fisico, può essere, ecco, la carezza della mamma. Qual è la migliore medicina quando il bambino ha la febbre? Qui ci sono delle mamme, per cui lo sanno sicuramente. La migliore medicina quando il bambino sta male e ha la febbre è la mamma che si prende il bambino, che gli mette la sua mano fresca e che se lo cocca. Quella è la migliore aspirina che c'è.
il contatto. I neonati prematuri crescono più rapidamente se vengono regolarmente toccati all'interno dell'incubatrice. Pensate cosa hanno scoperto. Quelli che non vengono toccati crescono più rapidamente e hanno più percentuali di morte. Pensate come il solo contatto fisico, il contatto fisico è importante nella vita dell'essere umano. Pensate che anche Gesù aveva una modalità di comunicazione corporea. Anche Gesù, il contatto, il corpo. D'altronde Cristo si è fatto corpo, no? Il suo corpo. Per cui pensate come noi siamo intrisi di sensibilità. Pensate a uno sguardo, pensate a un tono di voce. Ma pensate alla natura, pensate all'arte, la sensibilità artistica, la sensibilità musicale, la sensibilità dell'industriale che organizza Email for You. Provate a pensare alla sensibilità, che ruolo importante ha nella nostra vita. Ora la sensibilità ci dà l'empatia. L'empatia, en pathos, dal greco, en pathos, en dentro, pathos, sentimento, entrare dentro i sentimenti dell'altro. Quando c'è empatia le relazioni funzionano, quando c'è empatia si sta bene, quando c'è empatia, vi dico una cosa importante, i bambini, i ragazzi a scuola apprendono tutto velocemente. Quanto è importante che gli insegnanti creino empatia in classe. Quanto è importante che ci sia quell'atmosfera rilassata, come quando siamo tra amici davanti a un caminetto, magari davanti anche a una bella bisciteca, quelle becer de vino, quel bon. Che bello quando c'è quell'atmosfera, con una chitarra lì a suonare, cantare, divertire, empatia, tutti sciolti, tutti tranquilli, nessuno che ha il giudizio degli altri, nessuno che ha il problema di cosa gli altri pensano di lui, nessuno che ha il problema di sbagliare, oddio se sbaglio, oddio che figura, oddio cosa penso, oddio, ansia di riferimento si chiama, se mi mancava aggiungetela alla playlist, si chiama ansia da riferimento, cosa gli altri mai penseranno? Eh sì, signori miei, quante cose ci sono da dire sulla sensibilità. La sensibilità è straordinaria, è un dono, è un dono. E ci sono persone che vengono da me a dirmi che sono troppo sensibili, si lamentano di essere sensibili, dicono che per la loro sensibilità soffrono, che preferirebbero non essere sensibili, che questa sensibilità gli ha dato un sacco di problemi. E molte donne mi dicono che hanno trovato dei maschi che sono invece, grazie, insensibili, perché la femmina è più sensibile, il maschio invece, dicono le leggende, di no. Eppure, signori miei, l'intuizione, l'empatia, la compassione, la creatività nascono da qua. Guardate che sono quattro parole importanti. Una è più importante dell'altra, vero? L'intuizione, intuire. Intuisco, tramite la sensibilità intuisco che tu hai qualcosa che non va. Intuisco, l'intuizione è il sistema analogico per arrivare alla verità. C'è il sistema logico, il sistema numerico e c'è il sistema analogico ed è un sistema che funziona tantissimo. L'empatia, l'abbiamo detto, la compassione, cioè con la mia sensibilità io sento che quella persona ha bisogno di aiuto e vado ad aiutarla. La compassione, cum passione, col mio sentimento io mi avvicino a te, non ti punto il dito, non ti giudico. Voi vi ricordate quella bellissima, una delle più bellissime scene del Vangelo, secondo me, è la scena della donna adultera che sta per essere lapidata. Vi ricordate quella scena di chi sta per essere lapidata, no? E a un certo punto c'erano i sacerdoti del tempo che ce l'avevano leggermente con Gesù e come al solito cercavano di metterlo in difficoltà. E allora gli hanno fatto, la legge dice che dobbiamo lapidarla, cosa dici maestro? Come ci dobbiamo comportare? Allora il Signore, che è un signore, perché il Signore è un signore, eh? Il Signore è un signore. Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra? Non è partito neanche un sassolino. Allora la compassione sarebbe l'atto del comprendere che la difficoltà dell'altro
può essere la difficoltà mia di ieri o di domani. Allora la compassione che tu hai per l'essere umano è la misura della compassione che hai anche per te stessa, per te stesso, per la tua vita. E capire che noi non siamo qui per giudicare, siamo qui per accettare l'altro anche quando sbaglia. Perché i genitori sono quelle persone che amano i figli sempre, anche quando sbagliano. Non sono felici se sbagliano, ma se sbagliano non smettono di amarli. O smettono di amarli. E questa è la compassione. Amare con compassione. E poi c'è la creatività, perché la creatività nasce dalla ricezione che hai, dal mettere insieme degli elementi, per cui la sensibilità ti dà la possibilità di ricevere molte più informazioni di chi non lo è, perché arriva, entrano meno elementi entrano dentro qui, meno possibilità abbiamo di produrre nuove idee, meno possibilità abbiamo di avere quella meravigliosa intuizione creativa che mi dice adesso faccio Invent for You. Bella questa idea qua, eh? Poi scopriremo nell'intervista che faremo fra 2 settimane, vi annuncio che faremo un'intervista, la prima intervista che faremo a Sante Bortoletto, pensate, gliela faccio io. Lui non sa cosa gli aspetta, ma io è da 2 mesi che mi scrivo tutte le domande, vero? Preparatevi, conoscerete di quelle cose che voi esseri umani non potete neanche immaginare. E allora scopriremo perché, da dove nascono, e vedrete che scopriremo delle cose interessanti. Il livello dell'io. È chiaro cos'è la sensibilità adesso? Per cui la sensibilità è un dono. L'unica cosa che vorrei dire alla fine di questo discorso, gestiamo la sensibilità, perché se non si gestisce la sensibilità, ci lasceremo gestire dalla sensibilità, e allora in quel caso la sensibilità diventerà un problema che noi generalmente chiamiamo emotività, cioè non gestire le nostre emozioni, cioè non essere in grado di saperci autocontrollare, e per cui lì effettivamente potremo vivere come problema quello che per sé è un dono. Detto questo, andiamo qua. Il livello dell'io. Se vi ricordate, nella slide precedente, il livello dell'io dove si trovava? Nell'immagine che vi avevo lasciato prima. Vediamo se qualcuno se lo ricorda. Si trovava in alto, proprio sopra, in alto. Sapete perché? Perché quel livello è la cabina di regia. Qui entriamo nella cabina di regia dell'essere umano, perché ci sono 3 importantissime facoltà. 3 facoltà che tutti gli esseri umani hanno, o che per meglio dire dovrebbero sviluppare. Quali sono? 1. L'intelligenza. L'intelligenza si sviluppa. Teoria, ve lo dico e non approfondisco, teoria dell'intelligenza incrementale. Una volta si credeva che una persona nasceva con un QI X. Con quel cui avrebbe vissuto per tutta la vita. Oggi sappiamo che ci sono programmi attraverso i quali l'intelligenza degli esseri umani cresce. Uno degli esperimenti più famosi è stato fatto nel Wisconsin, in America. Qualcuno forse se lo ricorda, perché ne abbiamo parlato una volta, non so in quale conferenza, ne abbiamo fatte tante, dove hanno praticamente misurato il QI, il coefficiente di intelligenza, di soggetti dai 20 anni in avanti. Dopodiché li hanno rispediti a casa e li hanno divisi come sempre in 2 gruppi, il gruppo A e il gruppo B. E il gruppo A semplicemente avrebbe condotto la stessa vita di prima, il gruppo B invece avrebbe incominciato a andare a scuola o al lavoro facendo un percorso di strada diverso, ascoltando nuova musica, imparando a giocare a scacchi, imparando un nuovo gioco di carte, cambiando il colore dei vestiti, cambiando il bagnoschiuma. Cioè avevano dato una checklist dando a questi soggetti stimoli nuovi al cervello, facendo cose che fino a quel momento non erano mai state fatte. Lettura di libri, ascolto di musica, generi diversi, guardare film diversi, leggere per chi non legge, tutte cose insomma a misura di soggetto. Dopo 3 mesi hanno richiamato il gruppo A e il gruppo B, gli hanno rifatto il testo QI come prima. Cosa hanno scoperto? Che il gruppo B aveva avuto un punteggio
nel quoziente di intelligenza che si era mediamente alzato del 20%. Impressionante sta ricerca. La nostra intelligenza cresce sulla base degli stimoli che gli diamo. Guardate che questa è una bella notizia meravigliosa, perché vuol dire che noi possiamo far crescere anche l'intelligenza. Ed è proprio così, che infatti spesso quelli che hanno avuto le idee migliori le hanno avute dai 60 anni in avanti. Perché? Perché a furia di coltivare l'intelligenza sono arrivate a, nella maturità del pensiero, a produrre cose che nei primi anni non potevano produrre, sia per la somma di conoscenze ma anche per lo sviluppo delle doti intellettive, che sono solo alcune: presa di coscienza, analisi, comprensione, riflessione, ragionamento, immaginazione, tutte le facoltà cognitive, associazione, deduzione, collegamento, sintesi. Qui ce ne sono finché volete, ma scusate, non è secondo voi una bellissima notizia sapere che anche l'intelligenza può crescere? Capite che c'è speranza anche per Balotelli? Cioè qui c'è speranza per tutti, anche per il Trota? Diteglielo, mandate un tweet al Trota, c'è speranza anche per te. Però l'importante è avere stimoli diversi, perché se fai sempre le stesse cose rimani sempre allo stesso livello, non sviluppi. Io lo vedo questo nei miei ragazzi, io lo vedo che è così. La libertà è una facoltà dell'io, è l'io là in alto che è la libertà di che cosa? Di discernere. Cosa vuol dire discernere? Il discernimento è la cosa più importante da dare ai bambini e agli adolescenti. Allora guardate, la vita è semplice, questa è la vita. Qui c'è una linea, vedete? Discernere vuol dire questo è bene, questo è male. Questa è una cosa giusta, questa è una cosa sbagliata. Questa è una cosa bella, questa è una cosa brutta. Questa è la biofilia, questa è la necrofilia. Biofilia vuol dire l'amore per la vita. Necrofilia vuol dire l'amore per la morte, è un concetto di Erich Fromm. Biofilia, necrofilia. Bisogna capire che c'è la linea di discernere, vuol dire, ma se io continuo a comportarmi in questo modo, che cosa mi capiterà tra 20 anni, 30 anni, se ho questo stile di vita qua? È il discernimento. Discernere è l'atto dell'intelligenza che vaglia e che si fa delle domande. Non solo sul presente, ma sul futuro. I cinesi, che se ne dica, hanno programmato il futuro, hanno un piano di investimento, i cinesi, non sto scherzando signori, per i prossimi 100 anni. In Italia. Guarda l'Ilva, il dramma dell'Ilva. Ma dov'è la progettazione? Ma dov'è la logica? Dov'è? Chiedetevi dov'è? Ma dov'è? Noi, sì o no, noi abbiamo l'arte dell'improvvisazione. Noi siamo gli artisti, quelli che sono fuori dall'Italia si chiedono come facciamo a sopravvivere. Non sto scherzando, guarda che sto dicendo la verità. Come fanno questi a sopravvivere? Improvvisano tutto? Pianificare vuol dire scegliere. Quando è andato giù il muro di Berlino 30 anni fa, che bella giornata quella di... Ve la ricordate? Non so dove eravate voi 30 anni fa. 30 anni fa, vi ricordate cosa è successo? Il muro di Berlino è venuto giù 30 anni fa, no? Cosa hanno fatto i tedeschi? Sapete cosa hanno fatto i tedeschi? I tedeschi hanno chiamato i migliori architetti del mondo. I migliori. E gli ha detto, bene, adesso, visto che Berlino è diventa una, adesso progettiamo la Berlino del futuro. Se voi andate a Berlino, è pieno di cantieri, provate ad andare a Berlino voi. Dopo, quando finite la conferenza, andate un attimo a Berlino, poi tornate indietro, no? E vedrete cos'è Berlino. La città dove le opere d'arte sono la letteratura dell'essere umano. Perché l'architettura è la poesia scritta in monumenti della letteratura umana. È un documento che rimane per sempre, come l'Eneide. Come la Divina Commedia, capite? Rimane per sempre, racconta la storia di una città. Cosa vuol dire questo? Vuol dire discernere, vuol dire scegliere, vuol dire usare la libertà, questo vuol dire. E allora la facoltà di decidere
è la grande responsabilità della vita. Per cui se c'è intelligenza, se c'è libertà, qual è una terza funzione fondamentale della vita, signori miei? Mamma mia, perché parlo così? Perché sono un coach, un allenatore di studenti, e quando parlo in questo momento io ho in mente tutti gli studenti che incontro. E allora so di cosa sto parlando, guardate che parola, la volontà. La volontà, la forza di volontà. Voi ve lo ricordate Vittorio Alfieri? Andate su Google. Vittorio Alfieri, volli fortissimamente, volli, non vi dice niente questa frase di Vittorio Alfieri, volli fortissimamente, volli, siccome non aveva voglia di impegnarsi si era fatto legare alla sedia per stare seduto a studiare come i nostri. Solo che i nostri, appena li leghi, sono come Houdini, si liberano subito. Hanno la magia che trovano sempre la scusa per liberarsi dallo studio. Hanno mille impegni e se riescono a trovare il tempo, studiano. O sbaglio? La voglia. Oggi non impera più la volontà, oggi siamo nel regno della voglia. Se c'ho voglia, studio. Se non c'ho voglia, studio domani. Dopodomani. Secondo quadrimestre. La voglia, che può colpire anche noi adulti. La logica del piacere, la logica della gratificazione immediata, la logica della pulsionalità, la logica della cultura erotica, cioè la ricerca del piacere fine a se stesso. Perché il piacere non è sbagliato, questo lo diceva anche il grande Aristotele, vero? 500 a.C. Il piacere non è una brutta cosa, il piacere è una cosa bella. È bello provare piacere, no? Stiamo scherzando, a tutti i livelli. Non solo quello sessuale, sto parlando del piacere a 360 gradi. Ma non è che però l'essere umano vive in funzione del piacere, ma il piacere è il risultato di quello che produce, è il risultato del suo sforzo, è il risultato del suo impegno, è il risultato dell'opera d'arte che poi può contemplare, che poi diventa un piacere per tutta l'umanità. La volontà non è la voglia, non è lo stato d'animo. Qui abbiamo una società, lasciatevelo dire perché io devo dirvi la verità, perché poi ne dovrò rispondere davanti a Dio se non vi dico la verità. Qui noi viviamo in una società infantile, noi stiamo in una società regressiva, noi siamo ancora nella cultura del bebè. Il bebè, cosa fa il bebè? Il bebè, che fa il bebè? Il bambino piccolo, che fa il bambino piccolo? Mangia? Piange? Dorme? Gioca? Fa i bisogni? Ecco, questo volevo evitarlo, ma diciamo che fa anche questa roba qui. Dopodiché viene rinutrito, pulito, lavato, giochini, bacini, carino, bellino, tesorino, amore della mamma, eccetera, 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 eccetera. Ma questo bebè prima o poi dovrà o non dovrà crescere? O li trattiamo sempre come dei bebè? Se c'ho voglia, se non c'ho voglia. Guardate che questa è una cosa pericolosa, perché senza la volontà non si realizza nulla. Einstein, Albert, il nostro grande amico, perché è un amico di Invent for You, Albert Einstein. Infatti per noi non è Albert, per noi lo chiamiamo Bert. Bert direbbe: esiste una forza più potente della forza motrice e dell'energia atomica e dell'elettricità ed è la forza di volontà. Cioè Einstein diceva che la forza di volontà ha più potenza dell'energia atomica. Riflettiamoci. Con la volontà, signori miei, si fa tutto. Perché se gli esseri umani si mettono d'impegno, vanno sulla Luna. Se gli esseri umani si mettono d'impegno, riescono nel 76, dopo pochi mesi, a ricostruire il Friuli dal terremoto. Se si mettono d'impegno. Ma se non si mettono d'impegno, non sto facendo una questione politica, vero? Io amo tutta l'Italia, ma in altre parti siamo ancora fermi a i friulani, che sono gente che
che quando si mette a lavorare, lavora. La mattina dopo, nelle macerie, uno dei peggiori terremoti in Italia, erano lì, mi ricordo sempre, la vecchietta di 80 anni che aiutava a togliere le macerie. A 80 anni, lei era lì che lavorava con i morti. Questo è avere volontà di ricostruire, la volontà di mettersi d'impegno. Cosa dice infatti il Signore? Pace in terra agli uomini e alle donne di... Non che gavoia. Capite l'importanza delle parole? Perché le parole hanno un peso, eh? Le parole hanno un peso nella vita. Non è che le parole sono cose, non sono bolle di sapone. Le parole, signori miei, danno senso e significato. Per cui la volontà è la capacità di mobilitare, di orientare le proprie energie verso una meta, un obiettivo. Può essere qualsiasi cosa l'obiettivo, sceglietelo voi, ma chi ha una forte volontà, come Walt Disney, lo raggiunge. Chi ha una forte volontà come Maria Montessori, lo raggiunge. Chi ha una forte volontà come Mahatma Gandhi, lo raggiunge. Come Mandela, lo raggiunge. Ma altrimenti non vai da nessuna parte. Noi oggi abbiamo troppe persone che hanno un grande potenziale, hanno un grande talento, ma non hanno questa capacità qua. Si disperdono, si bruciano nelle isole del divertimento, le droghe, l'alcol, le cose, l'apparire, no, stare lì, Fortnite, giocare, youtubare, whatsappare, instagramare, tutto il giorno. È bello, mi gratifica, è bello, per forza, mi gratifica anche a me, no, ma poi... Ah, il corpo. Che meraviglia che è il nostro corpo. Ma voi, adesso ditemi la verità, quando vi alzate alla mattina, voi lo ringraziate il vostro corpo? Non perché andate di corpo, attenzione, non vorrei adesso che mi fraintendeste, ma voi lo ringraziate. Ma voi quando andate la sera al vostro corpo, gli date dei bacini al vostro corpo? Tesoro mio, amore mio, della mia... No. Perché il nostro corpo è lo strumento della nostra vita, è il nostro strumento più importante. Sarebbe, il corpo è uno strumento, il corpo è il rivelatore della verità, del vissuto interiore. Il corpo non mente mai, la mente mente, ma il corpo no. Il corpo ti dice veramente come stai. Il corpo ogni mattina si sveglia e ti dice: tu come stai? Non è cambiato niente, no, il vento non è mai. Il corpo ci racconta la verità, ci dice tutto. O pensate davvero che possiamo ingannare il nostro corpo? Pensate davvero che al nostro corpo gliela possiamo raccontare? Perché ci sono quelli che dicono che le droghe leggere sono leggere e che siccome sono leggere, le droghe leggere sono innocue. Però nessuno dice che le droghe leggere producono i cannaboidi e che i cannaboidi sono dei recettori presenti nel cervello e che quando tu prendi la canna gliela dai dall'esterno. Allora il cervello che produce lui in modo naturale questa sostanza quando ne ha bisogno dice: non capisco, qui c'è che confusione sarà perché mi drogo. Rendo l'idea? Ti piace questa serata? Mi sto preparando a Sanremo. Vedrete, Sanremo è tutta una canzone dopo l'altra, ve lo dico, avremo tutta una serata, prendiamo la chitarra, va bene? Vi va se cantiamo tutti insieme, facciamo karaoke una serata? Lo fate volentieri? Bello, vero? È bellissimo fare karaoke. E allora, la cosa bella è che il nostro... il cervello va in tilt, davvero, e dice: ma come mai, le devo produrre io? Dopo un po' il cervello dice: vabbè, se arrivano dall'esterno io smetto di produrle. Così il cervello praticamente... va in tilt. Più fai droghe leggere, più il cervello va in tilt e comincia ad alterare, vai ad alterare il fisiologico funzionamento dei recettori del cervello. Allora, questo chi lo dice? È uno che passa per strada? Lo dice la scienza medica, lo dicono le ricerche mediche. Ecco perché mi dà fastidio quelli che non dicono la verità. Diciamo la verità, tutte le droghe fanno male, poi se tu puoi prenderle sei libero, perché noi abbiamo la facoltà dell'io, della libertà, ma devi sapere che stai prendendo veleno, non devi dire mi rilasso, sto meglio,
mi sento più leggera, ok? Perché queste cose le puoi anche dire, le puoi anche provare, ma paghi un conto, perché il corpo ti fa pagare un prezzo. Signori, signori, il nostro corpo è un patrimonio genetico di salute che riceviamo. Dobbiamo cercare di salvaguardarlo, perché la salute bisogna occuparsene quando c'è, non quando non c'è più. Sensazioni di pesantezza o di leggerezza, la fame, quando hai fame il corpo te lo dice, il caldo, il freddo, un messaggio che fornisce informazioni sul vissuto del corpo, ma anche sul vissuto psicologico, non solo sul vissuto. Allora, il corpo ha due funzioni: fisiologico, sonno, fame, e psicologico, si chiama psicosomatica, per cui il corpo ha una doppia funzione, ha due linguaggi fondamentalmente, per cui il corpo è il vecchio saggio che dovremmo imparare ad ascoltare. Ci sono molte cose che possiamo fare, lo yoga, Pilates, possiamo fare il training autogeno, possiamo fare la meditazione trascendentale, possiamo fare tantissime, io insegno queste cose ai miei ragazzi, cioè l'interiorizzazione, entrare in contatto, sentirsi, percepirsi, quanto sono stanco, se ho bisogno di staccare la spina. Jean Venier diceva che noi dobbiamo armonizzare l'attivo col passivo. L'attivo è quando facciamo, il passivo è quando ci rigeneriamo, ci rilassiamo, quando facciamo un bel bagno nell'acqua calda, con un buon profumo, quando andiamo a farci fare un bel massaggio rilassante, quando andiamo a prendere il sole, quando ci sdraiamo, la musica è rilassante, siamo là, quando sentiamo il ticchettio della pioggia sul tetto e noi siamo a letto là, tranquilli, con questa cosa che ci rilassa, che bello ascoltare fuori, vedere le goccioline. No, abbiamo già il 30% che si è addormentato mentre parlavo. Svegliatevi, su, fuori dalle maschere da bagno e fuori da dove siete andati a mettervi, ok? Questo è, signori miei, ultima parte. Sì, dai, siamo giusti. Parliamo della coscienza profonda. Cos'è la coscienza profonda? La coscienza profonda, signori miei, è quella zona di collegamento tra la dimensione dell'essere, la zona della sensibilità, la zona dell'io e il nostro corpo. È una parte delicatissima di noi, perché è esattamente lì che nasce la coscienza di chi siamo, di cosa proviamo. Vedete, la coscienza profonda è in prossimità dell'essere. Vi ricordate lo schema, vero? Dov'era la coscienza? Non so se vi ricordate dov'era la coscienza profonda. In questo modo si vuole esprimere il suo posto nella persona, il legame con l'essere. La coscienza profonda è la bussola che ci permette di comprendere se stiamo andando nella direzione giusta. La coscienza profonda ci dice esattamente se sono in questo momento orientato verso l'armonia, l'equilibrio, il benessere. La coscienza profonda non da intendersi come morale, cioè se è il bene o il male. Coscienza profonda intesa proprio come zona di consapevolezza, dove io prendo pienamente, lucidamente contatto con me e mi dico: Pietro, adesso basta, devi imparare a volerti bene. Pietro, basta sentirti in colpa. Pietro, basta avere un senso del dovere esagerato. Pietro, basta lavorare, 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 lavorare e poi nella pausa lavorare. Pietro, chiedi perdono. Pietro, perdonati. Pietro, fai pace con te stesso. Fai pace col tuo passato. Fai pace con tua madre, che non ti ha amato come volevi. Fa pace con tuo padre, di cui hai sempre avuto paura. Pietro, e questa parte di noi è quella che ci invita alla danza della guarigione. È quella che ci fa capire che cosa dovremmo fare, da chi dovremmo andare, in che luogo recarci per ritrovare finalmente la dimensione dell'armonia, della leggerezza, dell'espansione. Adesso vi dico una delle cose più importanti che io ho imparato nella mia vita. L'ho detto tante volte alle persone che vengono a parlare con me e tutte hanno compreso il significato di queste tre parole. Perché quando noi stiamo in ascolto della coscienza profonda, accadono tre cose. Uno, proviamo una sensazione di leggerezza. Quando una persona sta veramente bene è come se perdesse 20 kg, proprio anche fisicamente. Si sente più leggera, si sente che ha più forza, si sente che ha qualcosa in più.
Sapete come la chiama la psicologia? La zona del flow. Flow. Non se ne avete mai sentito parlare. La zona del flow. È quella zona in cui tu, in quel momento, senti di avere un'energia in più. Senti di possedere qualcosa, una marcia in più. È come se tu attenzione, senza bisogno di sostanze, vero? In modo naturale, eh? Ma è questa leggerezza che ti sembra di essere una piuma, che vivi una giornata in questa maniera, è bellissima. È la sensazione che hanno i bambini quando si sentono amati, compresi, coccolati. I bambini sentono questa cosa qua. Seconda sensazione che la coscienza profonda ci dà, che cos'è? L'espansione. Tu senti che dentro di te c'è qualcosa che natura. Ecco, vi do questa immagine, la fontana. Noi quando veniamo al mondo siamo come una fontana. L'energia vitale scorre ed esce da ogni poro della pelle. Questa energia vitale ci dà un senso di continua espansione. È come se ci fosse un fluire che dal di dentro viene spontaneamente riverso verso il di fuori. E allora tu sei una persona piena di energia, continui ad avere idee, continui a produrre, ma non perché devi compensare dei vuoti, non perché devi riempire un vuoto affettivo, non perché ti devi anestetizzare. Cercate di capire cosa sto cercando di dirvi, perché è importante questo passaggio, sapete, stasera che stiamo facendo. È la capacità di dire: la connessione che ho con la mia dimensione dell'essere mi dà questa spinta evolutiva, crescitiva, dove io, domanda, domani è un nuovo giorno o un giorno nuovo? Lo so, c'è gente che da 5 anni ci sta pensando e non ha ancora trovato una risposta, ma rifletteteci. Domani può essere un giorno nuovo o può essere un nuovo giorno? Giorno nuovo? Ho un nuovo giorno. Giorno nuovo? Sì, lasciamo stare adesso Claudio Baglioni, ma domani sarà un giorno nuovo per ciascuno di noi o sarà un nuovo giorno? È così che degli amicizi si frantumano in pochi secondi, no? Vedete, se c'è espansione, accadrà qualcosa domani. E quando andremo a dormire, non saremo la persona che ci eravamo alzati alla mattina. Se c'è espansione. Se non c'è espansione, diventeremo di una prevedibilità, di una noia, di una scontata, dove tutto si trasformerà in un cliché ripetitivo, nella routine, nella monotonia, nella noia, che schifo. O come diceva la nostra mitica, meravigliosa Sandra, che barba, che noia, che barba, non succede mai niente. Sono stufa, eh? Ah, che sono stufa, sai. Lascio a voi l'interrogativo. Sì, ma io lo direi se lo sapessi. Io l'avevo chiesto a voi per... che ne so io, cioè, non è che nessuno può, giusto? È uno dei limiti, e che ne so cosa vuol dire io. Io l'ho sentito, ve l'ho detto a voi, a me sembra di capire che l'orientamento sia che domani sarà un nuovo giorno, no? No, un giorno nuovo.
ma che bello così, no? Sono quelle domande che uno ci può non dormire la notte. No? Sarà? Non sarà un nuovo giorno, ma sarà la continuazione di quello prima, insomma. Se non ci dorme sarà la continuazione, no? Ecco, anche questa potrebbe essere la soluzione. Perfetto. Scoprire e sviluppare il nostro meraviglioso patrimonio personale. Vivere in fedeltà a se stessi. La fedeltà, parola che oggi non va più di moda. Non va più di moda perché se andasse di moda, uno, non ci sarebbero le soap opera. Due, non ci sarebbe Uomini e Donne. Tre, non ci sarebbero tutte quelle telenovelas. Perché se a Beautiful applicassero il principio della fedeltà, alla quarta puntata è finito tutto. Ecco perché una volta i sceneggiati erano brevi. Mentre oggi c'era, io ho conosciuto un attore di Beautiful, sapete? Era al secondo anno a Milano, mi hanno invitato a un istituto, e c'era un attore che è venuto dall'America, sapete che era trasmesso da Canale 5, vi ricordate, no? È stato trasmesso da Canale 5, Beautiful, e c'era questo famoso attore che è uno dei personaggi principali, e io ero lì che stavo parlando ai ragazzi, casualmente sono arrivati tutti i giornalisti, mi sono trovato proprio io, la Morettina, quella che si vede spesso da Maurizio Costanzo, l'interprete, non so se... Olga, quella lì, ecco, c'era lei, poi c'era come moderatrice la figlia di Giorgio Gaber, la figlia di Umbretta Colli di Giorgio Gaber, che era lì come moderatrice, insomma ero lì in questa circostanza e a un certo punto c'erano questi giornalisti che gli facevano tutte queste domande. Allora a un certo punto io non ce la facevo, non ce l'ho più fatta, mi è venuta. Allora ho alzato la mano e... Io c'ero qui, lì c'era la traduttrice, lì c'era l'attore. Allora, guardandolo, no, gli ho chiesto, scusi, mi potrebbe dire, secondo la sua opinione, quali sono i valori che la vostra serie televisiva trasmette alle giovani generazioni? Mi ricordo questo qui che ha fatto così. Come dire, chi è sto drogato qua che... Ero io. E tutti a guardarlo, tutti, giornalisti, tutti, perché è una domanda insolita. Si è preso 10 secondi di pausa, perché ha fatto una riflessione, perché la domanda era impegnativa comunque. E devo dire che ho apprezzato la sua risposta, perché la sua risposta è stata testualmente così. I don't know. Cioè, non lo so. Per forza, non c'erano. Perché io credo che il compito di chi fa anche televisione è anche quello di trasmettere dei valori, non solo di dare divertimento. Io ho sempre apprezzato che quando ero bambino, mi considero fortunato, perché quando ero bambino e vedevo i comici, vedevo le cose, io sinceramente ho riso tantissimo e non ho mai sentito una parolaccia. Oggi, se non dici una parolaccia, non fai ridere. Non so se avete notato la differenza. È un segno dei tempi, eh? Poi noi ci abituiamo a tutto, vero? Ci abituiamo a tutto. Però è un segno dei tempi. E dunque, vivere in fedeltà è la coscienza. Perché la fedeltà è il valore dei valori. Se perdiamo la dimensione della fedeltà, cosa fai? Cosa metti su famiglia se non hai il concetto della fedeltà? Se non hai la fedeltà al tuo lavoro, alla tua mission, se non hai la fedeltà a te stesso, come fai a essere fedele agli altri? Dico sempre io. Tu, se vuoi essere fedele verso gli altri, il tuo lavoro, di essere fedele ai tuoi valori, a te stesso, ecco perché la fedeltà è un valore fondamentale. Ma ce n'è un altro, la capacità di amare e di lasciarsi amare. Perché vedete, la parola amore è la più confusa in assoluto, ma... Noi per fare chiarezza, fra 15 giorni ci troveremo qui e sapete di cosa parleremo?
Indovinate un po' di cosa parleremo noi fra 15 giorni? Voi sapete di cosa parleremo? Perché noi tra 15 giorni ci vedremo, lo sapevate che ci vedevamo tra 15 giorni, vero? No? Ce l'hai il tema? Puoi leggerlo? Che cosa significa amare? L'amore sano e l'amore malato. Da non perdere la settimana prossima, fra 2 giorni, questa è forte, eh? Tematica mai trattata, perché amare è una responsabilità, sia verso il prossimo e sia verso noi stessi. Poi, chiudiamo. Qual è allora il compito del crescere in profondità? E di conoscere chi siamo. Adesso che abbiamo ascoltato questa visuale, vi è un po' più di chiarezza, secondo voi, di come siamo fatti? O no? Cioè, avete un po' più, cioè, avete un po' messo in ordine le varie parti, perché qui c'è la spiegazione su tutto. E dunque io chiuderei con una preghiera. Io chiuderei con una preghiera, perché la preghiera non è soltanto di coloro che credono, sapete. Si pensa che la preghiera sia esclusività delle persone. No, la preghiera in realtà è il richiamo a una trascendenza, a un assoluto, a qualcosa che guida le nostre esistenze, che non è solo umano, non c'è solo un fattore umano. E questa preghiera, per me, è la preghiera più bella che un essere umano, indipendentemente che creda o non creda, potrebbe dire a se stesso, per permettere a se stesso di essere una persona serena. È la preghiera della serenità. Questa preghiera è incisa qui, vedete, su questo medaglione, ed è la preghiera degli alcolisti anonimi. Per cui, molti di voi già la conoscono, cioè voglio dire... lapsus. Voglio dire, qualcuno di voi probabilmente l'ha già sentita, è molto famosa ed è bellissima. Sentite che bella questa preghiera. Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare. Se non volete mettere Dio, mettete pure anche un'altra parola. Potete dire vita, potete mettere grande spirito, potete mettere quello che volete, grande anima, ma accettare le cose che non posso cambiare. Perché se noi non accettiamo le cose che non possiamo cambiare, saremo inquieti per tutta la vita. Troppe persone ho incontrato in età adulta essere prigioniere di questa non accettazione. Mia madre non mi ha amato, o lo accetti o sarai condannata a odiare tua madre per tutta la vita. Ma ricordati che quando odi tua madre o tuo padre stai odiando te stesso, perché tua madre, tuo padre parte di te, tu hai tuo padre e tua madre che sono costitutivamente iscritti dentro di te, perché la tua storia è la storia di tuo padre ed è la storia di tua madre. Se tu non accetti di nascere con una mancanza, se tu non accetti di nascere con che hai subito un'ingiustizia, se tu non una calunnia, quante cose potremmo tutti noi aver subito nella vita? Rifletteteci. La maestra che ha le preferenze, io mi ricordo la mia maestra delle elementari e ne avevamo una, non ne avevamo 5, noi ne avevamo una, per cui se te che vai qua a sbagliare eri rovinato, perché quelli che ne hanno 5 si salvano, ne hanno una storta ma 4 dritte, ma se te che ne hai una, e questa qui mi ricordo quando facevo i temi italiano, leggeva sempre un tema alla classe e leggeva sempre il tema della Giovanna. Solo la Giovanna. Tutti gli altri poveri disgraziati che facevano di tutto perché la maestra gli leggesse un tema, niente. Addirittura in quarta prendeva la Giovanna e le faceva fare il tour. Le portava nelle altre classi, faceva leggere il tema della Giovanna agli altri.
Io non so se la Giovanna è ancora viva, sinceramente, perché con tutte le benedizioni che ha ricevuto dalla classe, io dubito che abbia resistito. La Giovanna. Ma dico, possibile che non c'è un bambino che scrive un tema almeno più o meno come la Giovanna? Dice, bambini, oggi leggiamo un tema. E tutti quella speranza lì, no? Fino alla fine, solo la Giovanna. È una piccola ingiustizia per un bambino, sapete? Per un bambino, guardate, è una piccola ingiustizia, no? Perché proprio a me ho perso mio padre giovane? Perché proprio a me questo, quello, quell'altro? Oh, ne abbiamo di cose per cui ci potremmo lamentare, ma che non possiamo cambiare. Uno, noi gli esseri umani non li cambiamo. Nessuno cambia un essere umano. Nessuno cambia un essere umano. Ma, e vi do una bella notizia, perché vi chiudiamo con belle notizie, non è vero che il passato non si può cambiare. Questa non è vera. Non cambia ciò che è stato, ma può cambiare la percezione del passato. Io ho avuto persone con dei passati molto dolorosi. Io, in confronto al mio passato doloroso, in confronto ad altri, è ridicolo. Ma è anche vero che il mio dolore va rispettato come il tuo dolore. Perché gli esseri umani, sapete cosa hanno? La mania di paragonarsi. Noi esseri umani abbiamo questa brutta vizia del giudizio, no? Sapessi cosa ho sofferto, cosa mi è capitato, e quella è la stessa cosa capita a me. Si fa la gara che ha sofferto di più. Cos'è la gara della sfiga nazionale questa? Cos'è? Come dire, mi sì che ho sofferto, ti in confronto. Ma guardate che non c'è niente da confrontarsi sulla sofferenza. Non è che se uno soffre di più vale di più e se uno soffre di meno vale di meno. Bisogna capire che quello che fai della sofferenza, perché potresti avere una sofferenza che non è così grave, non accettarla e perderti. Potresti avere delle privazioni enormi e diventare un santo. Non è la sofferenza, è quello che fai della sofferenza. E allora se tu accetti, non vuol dire subire, vuol dire liberarti, perché rinegozi. Il modo migliore a volte per accettare queste cose è il perdono. Il perdono in realtà è una terapia di guarigione. Perdonare è andata così, poteva andare diversamente. Forse la parte più difficile è perdonare più se stessi che gli altri, perché a volte le persone con cui siamo più severi in realtà non sono gli altri, siamo noi. Non ci perdoniamo certe cose. Io ho fatto fatica a perdonare certe cose di me. Ero là col flagello, con il presente, no? Continuare a punire, devi punire, devi soffrire. Ma questa è una sofferenza sterile, non è una sofferenza che ti fa crescere, è una sofferenza che ti abbruttisce. La sofferenza non ci deve abbruttire, la sofferenza ci deve rendere migliori. Imparate dai santi. I santi hanno tutti sofferto, ma più soffrivano, più diventavano belli. Non diventavano brutti, non si incattivivano. Diventavano ancora più buoni. Capite cosa sto cercando di dirvi? Due, il coraggio di cambiare le cose che posso. E pochi alibi qua, perché sono più le cose che possiamo cambiare di quelle che invece dobbiamo accettare, sapete? Ma quante cose ci sono da cambiare nella nostra vita? Tanti, posso cambiare. Dammi il coraggio di cambiare il rapporto con la matematica. Dammi il coraggio di cambiare il rapporto con l'inglese, con il latino, con la storia. Dammi il coraggio di cambiare il rapporto con mio fratello, mia sorella, quell'errore genetico che i miei genitori, incautamente quella sera là, si è distratta un'altra, con questo, guarda cosa combinato, se fosse per me io proprio... Dammi di cambiare il rapporto con me, autostima, di apprezzarmi, di darmi fiducia, di provare quasi il coraggio di uscire dalla mia zona di comfort. Quante cose possiamo cambiare nella vita in realtà? È che noi ci adagiamo, noi siamo come delle amache, ci adagiamo, ci sdraiamo, ci impigriamo, noi diventiamo pigri, noi siamo mentalmente pigri, emotivamente pigri, e siamo là, no? Ma quante cose potremmo cambiare? Ma se ci sono uomini che da soli hanno cambiato un secolo, prendete Francesco d'Assisi, San Francesco da solo ha cambiato un secolo, un uomo da solo. Gandhi da solo ha cambiato l'India da solo.
Martin Luther King da solo ha permesso a Barack Obama di diventare presidente degli Stati Uniti d'America. Un uomo, non 100 uomini, un uomo che ha creduto. Il coraggio, cor dal cuore, il coraggio nasce da qua, non nasce dalla testa, il coraggio nasce da qua, non dalla testa, qui nasce l'intelligenza, qui nasce il coraggio. E poi questa preghiera conclude con è la saggezza per conoscerne la differenza, perché devo capire dove posso cambiare, dove devo accettare, perché c'è gente che si insiste a cambiare le cose che non può cambiare e che accetta le cose che possono essere cambiate. È incredibile, cioè una cosa può essere cambiata e l'accetti passivamente, la subisci? No, signori miei, questa si chiama la preghiera della serenità. Quanto è bella questa preghiera! Adesso la recitiamo tutti insieme. Seduti, non in piedi, vi raccomando. Siete pronti? Al tre. Sentite che bella. Leggiamo tutti insieme. Ok? Così quelli che sono a casa, se c'è qualcuno che ci segue, c'è qualcuno che ci segue? Speriamo che ci sia qualcuno che ci segue. Sta funzionando la diretta, lo streaming, tra parentesi? Sta funzionando tutto? Bene, ok. Grazie tecnici, sapete del vostro preziosissimo aiuto. Allora, la diciamo tutti insieme. Al tre. Uno, due, tre. Dio, concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare le cose che posso e la saggezza per conoscere la differenza. Signori e signori, è stata una splendida serata. Grazie. Un grande applauso al dottor Lombardo. E grazie davvero a tutti voi per essere stati qui con noi. Ringrazio anche la Invent per aver realizzato questa serata di Invent for You e vi ricordo che il prossimo appuntamento è giovedì 5 dicembre sempre alle 20:30, saremo anche in diretta su YouTube e salutiamo anche tutti gli amici che hanno partecipato guardandoci sul canale YouTube della Invent. Grazie a tutti, buona serata e buona continuazione. Grazie, buona serata.